Oggi parliamo di moda, musica e anche di altro. E lo facciamo con Gue. Arriviamo. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Oggi, come dicevamo, abbiamo Gue. Ciao Gue. Ciao, grazie dell'invito. Ma grazie a te di essere venuto, come stai? Tutto bene, un po' impegnato. Il periodo è bello pieno per quello che so, che vedo, ti vedo ovunque in questo periodo. Mi sdoppio un po'. Ce la puoi fare, ce la stai facendo? Sì, con trucchi magici. Però sì, ce la fai. Sì, adesso... Ma gli ultimi schioppi e poi vado in vacanza finalmente, quindi. Dove vai? Si può dire, possiamo dire. Bahamas e Brasile. Brutto! Te ne sei scelti brutti i posti. Ho chiesto all'agenzia, portami no. Senti, in un'intervista tua del 2017 che uscì in concomitanza con l'uscita di Gentleman, hai parlato di stanchezza. La stanchezza legata all'essere sempre in giro di base, no? Che è un po' la tua vita da svariati anni. Ora, sono passati 5 anni da quell'intervista, no? E sono cambiate molte cose. Hai anche una figlia adesso. Il 13 gennaio è uscito Madreperla e naturalmente sei in promozione col disco. Sei in giro, confermi quella stessa stanchezza di 5 anni fa o no? Confermo. La confermi e ci metti anche il carico? No, è che più che stanchezza è abituarsi un po' a uno stile di vita un po' nomade, no? Quindi fai la borsa, rifai la borsa, sei qua, poi sei di là, poi io abito all'estero, sì. Però lavoro qua, poi viaggio di là, sono sempre... Diciamo che tu parli del 2017, poi insomma ci sono stati quei due anni pieni sventurati che tutti sì. Sappiamo e in cui comunque... sono stato molto più sedentario, nel senso che sono stato sempre a casa mia svizzera e ora è ripartito come prima, quindi calcolo io prima del Covid andavo tipo 5 volte all'anno negli Stati Uniti, però credo che ora addirittura lavoro di più. Sì. Sì, perché diciamo che qualche anno fa c'era un po' per gli artisti, no? Poi insomma diciamo i figli, gli 80s babies come me. E come me, cioè. E come te. No, non mi permettevo di che immaginavo. No, figurati, sono 40 qua. A un certo punto cosa succede? Cioè, arrivi, vai avanti con la tua carriera, con l'età, dici, cazzo, io devo competere con i ragazzini, devo riuscire a farci. Molti artisti lo fanno. Invece io ti dico che mi trovo adesso in una posizione molto più di comfort. Più che altro per il discorso di riuscire, ho ottenuto un po' questo superpotere un po' di fare un po' quello che voglio e sia musicalmente che mi sento libero, mi sento sereno, a parte la famosa stanchezza. Insomma. Esatto, quindi c'è stanchezza ma di base c'è serenità nell'approcciare però, le cose. Sai cose che per ottenere, molta gente pensa, no? Ah, però tu, io però mi reputo proprio un hustler, come si dice in America, al 100%, cioè io faccio... soldi da ogni angolo, nel senso provi a spremere quello che prendo, lavoro certo. Tanto, ecco. Chiaro. Questo voglio dire, cioè mi sveglio la mattina, faccio festa, non mi sveglio per un giorno, ieri sono sparito per un giorno purtroppo, ma se no io mi sveglio la mattina e tutto il giorno galoppo. Questo lo fai da sempre, da tanti no, anni? No, perché molti non lo sanno e molti miei no. Colleghi non lo fanno, si svegliano alle 4 del pomeriggio, invece cioè no. per avere questo tenore lavoro tanto. Ti devi sbattere. Devo tenorare, sì. Esatto. Senti, ma ci racconti com'è nata l'idea dell'album, cioè la genesi di Madreperla? Poi l'album ci sposteremo un po'. Sì, ma l'album è molto semplice, io desideravo da tempo fare un album completamente ispirato ai 92.000 e sapevo di doverlo fare con un solo producer, non sapevo quale potesse essere il producer. Poi mi sono trovato con Bassi anche perché abita vicino a casa mia. Solo per quello. No, lo incontravo con la bambina. No, c'è un'affinità totale perché è una persona coltissima dal punto di vista del digging, dei dischi, della musica. E io in primis sono mega appassionato di questo aspetto. Anche se essendo più rock and roll, più frontman, diciamo, non ho il nerdismo di Bassi. Esatto. Però ho dischi, conosco tutta la musica e quindi con lui era una goduria perché gli andavo a mangiare, sentivo un pezzo degli anni 80, faccio questo pezzo è Alexander O'Neill 1984, c'è pure il vinile, è Sarabanda. E quindi noi abbiamo iniziato a fare degli ascolti di cose che ci piacevano perché andavamo a mangiare, poi iniziavamo a sentire tutta roba New York così di quegli anni.
E poi dopo, piano piano, appunto, è nata l'idea di fare il disco. Inizialmente abbiamo fatto quasi tutto in Switzerland e poi l'abbiamo finito in Grecia, a Santorini, che c'è uno studio pazzesco, si chiama Black Rock, dove vanno tutti a registrare, da Justin Bieber a rapper tedeschi, a One Republic, tutti, cioè, sono tutti dischi appesi. Che è uno studio praticamente, che ha una villa con lo studio nel basement, ma uno studio della Madonna. E è nella parte dove ci sono le spiagge nel Black Rock, dove ci sono le spiagge, le pietre nere, no? Veramente eccezionale. Noi andiamo fuori stagione, però facciamo sempre il bagno. Anche. Cioè, immagino che quando sali dal basement la vista sia. Non c'è un cazzo da fare, non è che. Beh, non c'è, non è Mykonos. No. Però, però sì, un bagno al giorno. E si può lavorare in serenità. Sì, la sera poi abbiamo guardato tutti. Non sapevamo cosa fare. La sera abbiamo guardato tutti i film italiani trash, le commedie. Abbiamo guardato tutti i fichissimi, i Yuppies. Così, e da lì ci abbiamo avuto l'idea di fare il trailer con Jerry Calà. Hai capito? Vabbè. Beh, filmoni divertenti con i quali siamo cresciuti noi della nostra età. Tra l'altro è bestiale come è cambiato, cioè, questa cosa del politicamente corretto, no? Cioè, da una parte, vabbè, va bene, perché comunque sai insultare proprio tutti, poi le minoranze, così non va bene, però nemmeno adesso non si può più dire niente. Cioè, quei film là era una roba, no, quei film là... un'omofobia era totale, c'era tutto, battute sessuali, roba, se lo fai adesso arrestano. Esatto, quei film non potrebbero mai essere prodotti, non ne riempivano i cinema, capito? Ripetiamo, irripetibili. E quindi mi è venuta voglia anche di fare poi quella roba con, sì, con sì, Jerry Calà. Sì. Dicevamo, l'album è prodotto totalmente da Bassi Maestro. A parte un pezzo che è fatto assieme a Sciablo. Ok. E quando hai deciso, nel senso, prima mi stavi raccontando come sono andate le cose, ma quando hai deciso che Bassi era l'uomo giusto e soprattutto questo era il momento giusto e Madreperla era l'album giusto? Era allora, dunque, io penso che la musica, specialmente l'hip hop, è ciclica, nel senso, dopo anni di trap, bambini che dicono gioielli, collane, sparo, che non è vero. Cioè, se poi sei più di 14 anni dici... Anche basta. La cosa bella, ti dico, ma veramente bella, è stata che... cioè, fare capire che comunque l'hip hop è una cosa seria, no? Quindi alla fine un articolo poco tempo fa diceva che questa roba metteva d'accordo i boomer e i millennials, perché un po' con i featuring, un po' con i pezzi più hit prendi i ragazzini, però poi i grandi riconoscono i sample, così, ed è veramente una gioia. Guarda, io ho fatto uno show, un piccolo show da noi per celebrare l'album, così poi farò uno show molto grosso a Milano all'Ippodromo, okay, il 10 di luglio. Però abbiamo fatto questa cosa piccola, underground, no? A casa nostra, per festeggiare, così. È stata una delle prime volte che ho visto un club senza bambini. Ora, cioè, anche una figlia, sono belli i bambini. Certo. Però dopo un po' ho detto, wow, incredibile. Cioè, c'erano tutti maggiorenni, perlomeno. Incredibile. Rispetto a quello che eravamo abituati. E anche quarantenni, così. Perché hai visto che in America ha celebrato da poco l'Hip Hop 50, no? Cioè, l'Hip Hop ha 50 anni. Sì, esatto. E quindi non è che ti devi vergognare se sei grande di questa cosa, non so come spiegarti. E questo disco, secondo me, ha messo d'accordo un po' di generazioni ed è stiloso nel modo che possa piacere a chi ha quegli strumenti, viene da quella cosa lì, a chi non li ha. Cioè, ti dico, ho fatto un giro delle radio mainstream. Sì. Come sai, diciamo, non è che prendono gente di primo pelo, no? Ci sono sempre gli stessi da 40 anni. Sì. Ma nelle radio grosse, da Napoli a Milano, arrivava sempre il conduttore o il programmatore. Oh, c'è il vinile di questo, ho sentito che hai preso le notes, ho sentito che... Ah, il beat, cioè... Ti dico, bello, ti dà un'altra satisfaction. Io da quarantenne confermo tutto. Esatto, questo voglio dire, e questa è... Cioè, missione compiuta, ecco. Madonna, ma che cosa c'è però dentro Madeperla? Perché sembra che ci sia tutto qua. Cioè, c'è il tuo background culturale, musicale, le reference. Cioè, tutto quello secondo che ti piace davvero. Ti dico anche una cosa. Secondo me è anche un po' un momento in cui il sound così timeless o così un po' vintage è tornato. Adesso ho sentito, in America è uscito Macklemore nuovo, che sì, cioè, un artista ha fatto tutta roba pop, che ha fatto questo pezzo nuovo con DJ Premier, tutto screcciato, col beat così... Secondo me è un po' un momento del ritorno di un po' di questa roba, capito? Perché quando poi c'è troppo stroppia, poi attenzione, io prima scherzavo, però io apprezzo un sacco anche i ragazzini, cioè ci sono dei ragazzini, specialmente mi piacciono i figli degli immigrati. Tipo? Tipo Baby Gang, okay. Cioè hanno un disagio e una forza espressiva.
quindi non è che non mi piace la musica nuova, a me piace, solo che io arrivato a questo punto, siccome già l'ho fatto, no? Non è che posso, cioè, rincorrere i ragazzini ancora a strillare con l'autotune sulla, cioè, se sento l'autotune in falsetto, cioè, tagliami, tagliami. Ti puoi dirlo. Esatto. E senti, quindi come e quando, a questo punto, per riagganciarci a quello che dicevi, è nata la passione per la musica? Cosa ti piaceva all'epoca? Cosa ha catturato la tua attenzione al tempo da un punto di vista musicale? Perché so che quando ti sei approcciato alla musica non è che il rap era la prima, il primo posto dove sei andato. Allora, devi pensare questo, che negli anni 90... cioè, era veramente una mega nicchia, non per altro, cioè, non mi ci sono approcciato perché era veramente, cioè, non c'era. No, era difficilissimo. Non c'era. Tant'è che tutti gli old school italiani erano una sorta di setta, tipo i figli di Satana, cioè, io no, allora, a me è sempre piaciuta musica, mi ossessionava a me specialmente le copertine e i nomi dei gruppi, non so perché, fin da bambino, perché in casa avevo della musica, mia madre aveva Talking Heads. Ecco. Qua volevo arrivare. Mio padre no, zero, ma mia madre aveva molte cassette pop. Inizialmente io sentivo già tanto pop 80 da bambino, perché ero bambino. Poi sono passato nell'età, diciamo così, ribelle. Sono passato al metal. Ok. Quindi ho avuto un momento metal pesante che ancora apprezzo, comunque anche roba pesante tipo Pantera, così ascolto spesso. E ho visto Slayer, Metallica, un sacco di concerti. Poi ho avuto un momento grunge e poi dal grunge, dal metal e dal grunge sono passato tipo i Rage, i Limp Bizkit, cioè quel tipo di band. Un po' crossover, no? Crossover, in cui era rock ma il cantante rappava. Cioè. Allora lì mi sono innamorato della forma espressiva del rap. Da lì sono passato a Beastie Boys, Cypress Hill è stato il primo gruppo che ho comprato. E poi sono impazzito totalmente per il genere. Poi piano piano mi sono fatto la mia cultura. Inizialmente io mi ricordo che andavo in Duomo, c'era questa edicola che aveva tutti i giornali di importazione. Compravo The Source, Vibe, costava 15.000 lire, tipo, che era importato. Però lì vedevo, poi... cioè, guardavamo MTV Rap, cercavamo di capire le robe, di informarci. Io però ho avuto la fortuna di andare all'estero fin da bambino, quindi tra i film, non l'ho studiato a scuola perché ho fatto tedesco io a scuola, tra i film, le cassette, le robe, capivo l'inglese, quindi poi sento Wu-Tang Clan, Jay-Z, Nas, sono impazzito. Era l'epoca in cui noi rubavamo CD dei messaggeri musicali, perché... c'era un sistema dato chiuso. Quindi lo possiamo dire. Dato c'era un c'è sistema più. Estremamente facile. Semplice. Però pensa com'era difficile accedere alla musica. Io lo so, avendo la e c'era età. Addirittura. Cioè, io vedo la gente adesso è veramente fortunata, capito? Perché Madonna. Infatti a me mi girano i coglioni quando vedo, cioè, questi ragazzi, cioè, questa gente che minchia, cioè, hai Google, hai i file sharing, cioè, non puoi non sapere le cose. Hai tutto a disposizione. Vabbè, quindi noi c'era il noleggio CD, c'era. Come quindi no? Con noleggio CD io non so, prendevo i dischi degli Articolo 31, il primo, storia di città, ti parlo, c'era SXM, il Sangue Misto, e c'era il reparto rap, e lì iniziavo a noleggiare come un pazzo, da Ice-T a tutte, che ne so, le robe che c'erano, Ice Cube, West Coast, East Coast, doppiavo le robe. Poi appena è arrivato il file sharing, io con Marra, mi ricordo che siamo amici di infanzia, passavamo i giorni, mettevamo le robe a scaricare e ci scaricavamo tutto, cioè tutto il rap francese, che all'epoca per noi era un riferimento, ma soprattutto scaricavamo, non so, i Blackbirds, i Commodores, i Gap Band, tutta quella musica funk soul che veniva campionata. Certo. Quindi siamo andati... cioè, non vi fermavate? No, abbiamo usato questa cosa come strumento culturale per capire, no? E poi intanto c'erano i vinili, compravamo i vinili, tutto, insomma, è stata una bella storiella. Madonna, sei stata bella, anche perché io, avendo 40 anni, l'ho vissuta un pochino come l'hai vissuto tu, ovviamente non facendo, ma ascoltando. Certo. Quindi, che ne so, mi compravo il disco di Frank High Energy, di Neffa, La Pina e tutto il resto. Che poi c'erano, mi ricordo che noi prendevamo i vinili, perché il singolo in vinile aveva il lato A che c'era il pezzo, il lato B c'era il beat.
che questo non doveva succedere. Ma anche se succede, è il bello. Poi non taglieremo niente, raga, teniamo tutto. Il pesce mi ha rimproverato. Ho guardato male. Quindi stavi dicendo? E quindi c'era il lato B, e sul lato B si faceva freestyle. Si costruivano i primi pezzi così. Quindi vi siete divertiti così tu e Mar. Bello. Io, Mar e tanti altri. Tornando al disco, ma in un'ottica un po' più ampia. Sì. Ok. Tu sei un fashion addicted, su questo non ci sono dubbi. E da poco sei diventato anche socio di un brand di streetwear, State of Mind, giusto? Sì, vorrei fare una differenza però. Nel si senso accomodi. Che, allora, io sono super fan dello streetwear, dei marchi di lusso. Cioè, dico, noi per dirti con i Club Dogo siamo stati i primi. Tu dici, vabbè, non è una cosa bella, però sono stati i primi ad avere le cinture di Gucci, la gente ci odiava. Lo so, ma questa roba. Li vedi i rapper di adesso, sì, rapper sì. di adesso. Tutti. Cioè adesso se non c'hai una cosa, cioè non puoi neanche iniziare a far musica. Sì, sì, cioè, meglio che non inizi. È meglio che te ne stai a casa. Sì, cioè, ha cambiato tutto. Cioè, mia mamma gli diceva, mamma, comprami le guaraci, No, no. Adesso il bambino va, magari il figlio di operaio, comprami le Balenciaga, il cazzo. Cioè. Come cazzo faccio a prendere? Allora, io partivo dallo streetwear e mi piaceva però Polo, Gucci, mi piacevano già, ero affascinato da, erano brand di alto profilo, inconcepibili, cioè era una roba inarrivabile. Come no? Quindi fashion addicted sì, ma non nel senso che sia adesso, cioè perché adesso da sempre. Adesso ci sono tanti rapper che sono mega fashion, però hanno brand scontati, hanno stylist che li vestono, oppure guardano Lil Baby, Offset, vestono identici con queste magliette bianche strette, così gli darei... Diciamo che... Una pacca sulla spalla. Un po' forte. Tutte le quattro collane sono tutti uguali. Vero. Quindi questo no, né fashion addicted in senso che, cioè, mettermi la gonna come Kanye West, no. Ok. Anzi, io ti dico... Di solito io ogni 3 mesi chiamo uno specialista che mi viene a casa e mi svuota l'armadio. Cioè, tipo, quando io vedo che ho una tuta di Gucci che se l'è messa anche non posso dire chi, okay. A quel punto deve dici sparire. Dici no, questa sparire, mai più. Deve sparire. Però è certo che anche per lavoro, no, è ovvio che il rapper è un po' un cliché, però... Cioè, il brand ostentativo mi piace. Mi è piaciuta sempre di più... Cioè, se devo andare oltre lo streetwear, mi è sempre piaciuto di più la roba opulenta, la moda opulenta, quella un po' da russo. Sì, sì, Versace, di un certo, sì, di una volta. Che adesso, queste cose di adesso. Però, sì, comunque sì, possiamo dire di sì, che sono... Sì. Ok, quindi... Non fashionista, no, però... Ti piace? È una roba che ti piace? Mi piace, sì. E quindi sei diventato socio di State of Mind. Sì. Ma il progetto? Allora, calcola che io... Feci già nel 2014, avevo il mio brand che era disegnato assieme a Giorgio Di Salvo. Ok. Abbiamo fatto un pacco di soldi per l'epoca. Quindi io mi ricordo che in quegli anni avevo fatto un disco di successo e ero proprio... Cioè ho avuto anche una percezione troppo alta di come potevano essere le cose in Italia. In verità sono andate più lente. Però... Avevo fatto il mio brand perché innanzitutto volevo copiare i francesi, gli americani, guardavo Bubba che aveva ancato, no? E volevo fare nella versione dei poveri di quella roba lì. O Rocafella, sì. E anche perché devi pensare che era un momento che ancora adesso un po' viviamo, in cui le fucci stampa, cioè brand grossi, neanche ti vendevano loro i darti brand, anzi... Ti osteggiavano, cioè io andavo a Montapoleone, entravo da Gucci, mi guardavo malissimo. Cioè, dal 2014 è cambiato che hanno iniziato le carte il culo. Prima no. Prima non ti facevamo mai incontrare. Né il brand ti vestiva. Ti cercava. Addirittura io ho sentito dire da, lo dico andato me ne frega un cazzo, all'epoca da Versace, che negli anni, non so, 2018... In quel momento il tipo, che spero che sia in galera adesso, il direttore disse: no, noi non vogliamo dare Versace ai rapper. A chi cazzo lo dà il direttore di banca? Esatto. A chi cazzo se lo mette? Chi se lo mette quel Versace non lì? Non capisco. Veramente. Sono come, non so, ti ricordo, ci fu lo scandalo di Jay-Z che c'era il Cristal. Come no? E i tipi dissero: noi stine la N-word, noi questi non vogliamo dargli la roba. Allora chi cazzo? Ma chi la dà? E il tipo fa: ah sì? Bene, basta, ha fatto sparire tutti i cristalli e è diventato socio di Armand de Brignac. Ok. Quindi io all'epoca feci sta roba di streetwear perché volevo fare soldi da me senza dipendere da altri. Così fu. Poi il brand è stato cannibalizzato, beh, come tutte le cose, viene. E poi diciamo che il fatto di avere una parte
come dirti, in un brand distributor, poi di cult come sì. Estate, per me è come un gioco serio, però. Ok. Cioè, è una cosa che mi dà goduria, per questo dico gioco, ma non è un gioco, è una cosa professionale, però seria. E quindi con ragazzi, Jimmy che conosco da anni e Jack, ho deciso di fare questa cosa per rappresentare il brand, avere un mio proprio brand. E c'è un po' di strada da fare perché abbiamo bisogno di tempo per ripimpare il brand, però per adesso le prospettive sono rose e quindi sono molto contento di questa cosa. La tua passione per la moda a questo punto l'abbiamo spiegata bene, è nata contestualmente soprattutto per lo streetwear, perché poi, scusa ti interrompo, no prego, quando noi da piccoli mettevamo Mecca, Fubu, così, cioè i brand grossi non fanno nient'altro che fare streetwear, solo che una maglia di merda costa 700 euro. Raga, perché Givenchy fa schifo, cioè adesso hanno cambiato i materiali, magari perché una felpa con scritto Dior, che all'epoca c'era scritto Fubu, cioè è uguale, mega loghi. Solo che è diventato haute couture, come. Cioè, è per questo, anzi, che ancora più con orgoglio, cioè, mi metto a fare lo streetwear, perché lo streetwear non deve morire, capito? Ma va. A favore di questi che magari lavoravano alla cassa dell'Auchan, con tutto il rispetto, e poi l'anno dopo diventano passerella a Parigi, ma non ne capiscono un cazzo di l'heritage del background. Esatto, lo streetwear è pieno di cultura, la cultura di strada, la cultura con la quale siamo cresciuti. Esattamente. Tutti noi. Ora non so se forse sicuramente, sai, come dicevamo prima, come nella musica, ci sarà forse un'inversione per cui anche tutti questi grossi designer magari torneranno un po' alla cosa più tradizionale, lo so, perché sennò sono tutte, anch'io ho tutte di Céline, tutte di... è bello, anzi è un bel contrasto avere magari una tuta di un bel materiale di un grosso brand, no? Ti dà gusto, no? Però alla fine è una tuta. Ce la possiamo comprare di qualsiasi sì, tipo ce di ce la marca. Prendiamo dell'LS e siamo a posto e così. Ci mettiamo le cose di Gucci. Quindi è nata contestualmente a quella per la musica, o sì. Una è stata d'acqua? O una è stata conseguenza dell'altra? Come, scusa fratello? No, dicevo, la passione per la moda è nata contestualmente a quella, allora, per la musica? Allora, la passione oppure... per... Allora, dunque, ti dico... A me è sempre piaciuto, cioè guardavo sempre come si vestivano gli artisti. Ti faccio un esempio. Comunque, beh, quando io ero piccolo, che mi piacevano i Nirvana, si può. Sì, c'è una mano, sì. C'è una mano che si insinua. Quella della famiglia Adams. No. Io guardavo, che ne so, mi piacevano i Nirvana. Okay. E quindi comunque guardavo, mi mettevo la camicia di flanella, i jeans, certo. I pantaloni con stelle, Dr. Martens. Era un inizio di cosa. Mi piaceva il rock. Nel rock chiaramente non mi identificavo troppo, no? Da un punto di vista estetico, dici? Cioè, non volevo farmi i capelli come Dave Mustaine, Metallica. Poi con l'hip hop invece mi è piaciuto l'hip hop e mi piacevano troppo i vestiti. E quindi certo, sì, sicuramente è una cosa che è venuta insieme, che mi ha aiutato. Se ci pensi, poi sono sempre stati i cosiddetti poser, no? Come no? Il poser c'era nello skate, nei graffiti, nell'hip hop. In effetti, perché c'è il poser? Perché è una cosa, un mega appeal, ti viene voglia di vestirti così, anche se... Faccio un esempio, ho letto una volta che tu hai visto J-Ax tornare dagli Stati Uniti con una... tuta RLX, RLX. Fuori di testa. RLX era sì, un sottobrand di Ralph Lauren un po' tecnico. Sì, 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 c'è ancora. Però era Zarro, sì, non c'è ancora. No, c'è ancora. Cazzo, sono andato a cercare che c'è. Dove no, sì, c'è anche Polo Sport, sì, ancora. Sì, certo. Io ho tutto certo. Argento di Polo Sport. Sì, e lui è tornato dagli Stati Uniti, aveva la Toyota Celica, mi ricordo, che adesso già gli ridò indietro. Se beh, ma tu ti rendi conto che adesso Toyota Celica le paghi se le vuoi quelle macchine lì? Sono tipo la Delta Integrale. Madonna, che cosa hai nominato, una macchina incredibile. Lui aveva la Toyota Celica che rombava e aveva questa tuta, poi stava con una villi, cioè era proprio il mio mito, sì, idolo totale. Sì, il mio modello. Cioè, sta roba si poi vedevano. Sono riuscito a eguagliarlo. Sì. E però sì, vedi quella cosa lì, poi io la prima volta che sono andato negli Stati Uniti a 18 anni ho comprato una tuta fluorescente tipo Tommy Hilfiger e un piumino, c'era, non so se ti ricordi Bear la marca. Come no, Bear, certo. Con l'orso. Certo. Che erano quei piumini che erano alti fino a qua e lunghi così, solo che l'ho preso a Canal Street, cioè un po' ero con mia mamma.
non avevo io tanto. E presi questo Bear in un negozio Can Street, l'ultimo, cioè, ed era purtroppo così, però pure scelto. Allora tornai a Milano e andavo al Sol Tussol, non mi facevano mai entrare al Sol Tussol. C'era uno che mi odiava perché poi non ero vestito bene, non c'avevo mai la tipa. Allora ho detto, cazzo, qua stavolta torno con questo Bear fosforescente, la roba, il tipo, cioè, era ignorante, cioè quella roba lì non la capiva proprio, mi fa, ma dove cazzo, dove cazzo, tutto, cazzo vai, vai fuori. E gli ho detto, no, ma sono tornato da New York, guarda che questo l'ho presa, non me ne frega un cazzo. E neanche l'ha fatto entrare, no. Niente. Sempre a proposito di ricordi di moda, pensando al Gue degli inizi, ok? Quali brand, ne hai parlato ma lo voglio... Poi voglio andare un po' più a fondo. Quali brand, quali capi magari ti rappresentavano di più all'epoca? E magari quali ti rappresentano ancora, se ce ne sono, se ce li hai? Dunque, sicuramente Polo. Okay. Questa è una maglia vintage. Questa è dell'epoca. Bellissima. Questa è degli anni 90. Si vede dalla... dalle grafiche. Dalla grafica. Polo. Dunque, noi all'epoca, diciamo, quando avevamo iniziato così, mixavamo gli stili e mettevamo e facevamo un misto che poi era come la nostra musica, no? Facevamo un misto tra i brand americani e brand da Zarro italiano. Ok. Perché noi eravamo ispiratissimi al rap americano, ma in chiave Zarra italiana. Quindi era strano, perché avevamo una giacca di pelle comprata a New York, baggy, però poi mettevamo i levi stretti, però bassi, poi mi mettevo la Polo, Ralph Lauren col colletto alto, proprio da pusher, sì, 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 l'Air Max, così eravamo. Sicuramente Polo, a me piace tantissimo il denim giapponese, viso ancora li ho sempre. Un po' è tornato. Esatto, sono tornati. Sono tornati, sì, non c'è la leggenda di una volta, però sono tornati. No. Sì, addirittura io ho un completo fatto in Giappone, Taylor. Che in Giappone c'è, non mi ricordo più in che quartiere, c'è il primo negozio di viso che è dentro tutto di legno, proprio è... dell'epoca. E lì te lo pittano, non so. Fantastico, se è presente. Come lo no. Pittano davanti e io questo completo con Pikachu. Wow. Bello. Lo metto rare volte. C'è Pikachu dietro però. Perché, ricordiamo, perché non conoscesse Evisu, il simbolo di Evisu, gabbiano, una esatto, specie di gabbiano. Veniva fatto con un pennello a mano. Raga, Evisu, se non conoscete, andatevela a studiare, perché è un brand giapponese di denim pazzesco. E comunque, sai, tutta la... alla fine a me, piacendomi tanto anche i manga, tanto sono stato tanto tantissime volte in Giappone così... Il tuo manga preferito, scusami, al volo, perché sono appassionato anch'io. Beh, mi sono un po' sull'old school. Sì, sì. Se ce l'hai, se ti viene in mente... Penso... Cani Guerriero. Mamma mia, beh, hai detto poco. Da Berserk, Guy Guiver, tantissimi, mi piacciono tantissimi. Vabbè, scusami, sono Appleseed, Ghost in the Shell. Mamma mia. Vabbè, Ghost in the Shell ed Evangelion, non so se è Evangelion. Evangelion l'ho pilotato anche in Giappone. L'ho pilotato in 3D. E, no, scusami, di conseguenza, hai... guidato un Eva che era Eva 01, non ti dico, vabbè, non fa niente. No, questo nerdismo di sapere. No, io vado fuori di testa. Un Eva, ma entri nel robot, alto, sì, come nel fumetto, sì, certo. E poi hai questo gioco 3D dove vai per la città, ti spacchi di botte con un altro. Purtroppo durano poco perché c'è una legge che alcuni possono avere tipo un'epilessia. Vabbè, ci credo. Ma in verità no, io sarei stato 3 ore. Purtroppo ogni gioco dopo 20 minuti si ferma. Vabbè, peccato, questa ce la segniamo per quando vado in Giappone. Poi vado. Di conseguenza tutte le robe giappo, perché Bape, allora pensa che io Bape all'epoca, quando noi abbiamo iniziato tutta questa roba, io ce l'avevo tarocca. Ok. Perché era improponibile trovarla, non si capiva dove c'era. Non lo sapevo. Non c'erano i reseller, non c'era un cazzo. Quindi andavo su eBay e mi pigliavo le Bape tarocche, le Visu tarocchi, il Daytona tarocco. E poi Bape ho iniziato a prendere le vere, Bape ancora lo metto tanto. Bape, quella nuova di Nigo non l'ho mai frequentata, però... Yuma Made, però è bella. Tanta roba, io sono appassionato forte, tanta roba Yuma Made. E vorrei trovare la roba di Nigo di Kenzo, ma non so dove trovarla. Ha fatto delle capsule, credo. Non so se... No, lui è direttore creativo, allora, di Kenzo. Però io sono andai a Parigi
e nel negozio di Kenzo a Parigi ho preso le solite una tuta zarrissima che non è di Nigo, erano robe, cioè non ho visto roba di Nigo, la roba nuova, la roba nuova, adesso andrò a vederla. Eh beh, ho fatto già due collezioni se non sbaglio, non voglio di cazzate, ma mi pare di sì. Tornando a, ci sarà il sito, ma certo che sì. Allora, ma tornando a State of Mind, no? Ha presentato da poco una collezione dedicata a Milano, no? Sì. Ai suoi simboli, ai luoghi più rappresentativi. Milano è la tua città. Yes. Qual è il tuo luogo di Milano? Per mille motivi, eh? Sicuramente io sono cresciuto in Moscova. Il Parco Sempione come luogo di tutto. Punto di riferimento. Parco Sempione, Arena... tantissimo le colonne di San Lorenzo, a Piazza Vetra. Ok. Io mi dividevo tra il parco, la Piazza Vetra e un'altra piazza in Moscova. È lì che siete cresciuti tutti quanti, che avete un po' tirato su quella che è oggi. Sì. No, c'era, la scuola. Era un altro, era un'altra epoca, c'era tanta commistione. C'era tanta commistione di tutto, cioè c'erano le tribù, c'erano gli zarri pettinati, gli hip hop, ma c'era tanta commistione anche a livello sociale, parlando di classi sociali, era un periodo molto formativo, secondo me, che culturalmente molto molto... Beh, perché tu molto scoppiettante. Perché magari tu potevi frequentare il figlio del notaio così come il figlio dell'operaio nello stesso posto, nello stesso momento, certo. E c'era uno scambio ampio perché il figlio... Assolutamente. Tirando le somme, allora, abbiamo parlato di musica, moda, radici, che nel tuo caso, come dicevamo, sono quelle milanesi. Ora stai preparando, insieme a State of Mind, un progetto strettamente legato a Madreperla, giusto? Sì, nel senso che vogliamo fare questo, faremo questo drop riprendendo Milano, quindi Milano Miracles, però come indica il nome, su una versione white, diciamo. Ok. Però adesso non so bene le specifiche, però avverrà nel prossimo futuro. Ok, quindi ci fidiamo di quello che ci dici. Allora, io volevo però chiudere con una domanda un po'... Non so se te l'hanno fatta, forse sì. Immagino ti sia capitato di pensare a tutta la tua carriera, no? Soprattutto adesso che sei cresciuto. Hai pensato mai a quando finirà? Più che altro, ti sei posto la domanda classica: fino a quando? Allora, cerco di risponderti con una falsa modestia. Va bene. Allora, cioè, finirà l'incidere il disco, andare a suonare, però penso che il mio brand non è immortale, cioè non finirà. Mai. Quindi penso che tu, cioè, che un artista debba... debba fare musica, debba soddisfare i propri fan dal momento che i fan ci sono, dal momento che la gente lo vuole, dal momento che serve, dal momento che non deve essere mai una cosa fatta perché devi mandare tua figlia in colonia, okay, o devi pagare il mutuo, deve essere fatta perché ti piace. Io produco tanto, faccio tanti dischi perché mi piace. Cioè, dopo un po' io mi trovo, dico... Dammi un beat, fammi fare qualcosa. Non è che dico lo faccio perché devo pagarmi la Lamborghini. Cioè, no, perché c'è il fuoco, il classico fuoco che è un la certo passione. Esatto. Quindi sicuramente io penso di fare musica finché sentirò di farla, ma penso di restare come figura, ecco, che sia. In altre vesti, ma... Esatto, ti sei immaginato in altre vesti mai? Sempre magari nel mondo della musica, oppure no, nel mondo del fashion abbiamo parlato. Mi piacerebbe... Tanto. Allora, ti spiego, la musica come la vivo io è una cosa molto impegnativa, perché, cioè, io non sono il tipo di rapper che, non so, McDonald's mi dà 1 milione di euro perché mi fa fare una cosa, non sono... funziona. E qui non posso stare tranquillo, cioè io per fare soldi devo andare sul posto. Okay. Quindi vado sul campo di battaglia. Vabbè, lavoro con i brand anche, per carità, cioè non voglio mancare rispetto a nessuno, anzi sono grato a chi mi permette questo, però adesso McDonald's ha sparato, non sono quel tipo di rapper o di artista che fanno una canzone, poi fanno dei mega endorsement e vivono così. Io purtroppo devo andare a sbattermi, quindi
futuro psicofisicamente non ho voglia di, cioè quest'estate ho fatto 50 date, poi preso gli, però quindi mi piacerebbe occuparmi di varie cose che mi piacciono in modo più tranquillo, che sono lo streetwear, che sono il mondo de, non so, delle serie TV in cui già sto mettendo piede, e anche sempre nella musica, ecco, certo, sicuramente non è che non ti farò 100 date all'anno per sempre, ecco. Però insomma un po' di idee già te le sei cominciato a fare. Ah sì, più che altro io ho un nome, un brand che cioè lì non è che finisce, no. Cioè non è che come cosa che cambia stylist il brand affonda, cioè non lì, capito? Okay. Non avrò, cioè non sarà sempre la stessa cosa, però. Ma ovviamente uno lavora così tanto per diventare l'icona, no? Esatto, e tu stai andando verso quella direzione. Benissimo. Grazie mille. Grazie, cara. Ragazzi. Bella, è stato poi bello. Vado a fare un bel fitting per Sanremo. Vedi quando dici che palle. Tanto. Sei pronto? Sì, ma tanto vado nell'after party. Sì, lo so. Quello più alternative. Con Fede, si attacca il giacchetto. Non è così alternative. Però più urban, no? Sì. Con Salmo. Salmo si è buttato. Sì, so. Sei preoccupato? Sai che non ho. Cioè non so niente di quello che è successo. Non ti hanno detto un cazzo? Mi hanno detto Blanco. Sì. Poi ho visto Salmo che si è buttato in piscina. E basta. Cos'altro è successo? No, io non l'ho visto. Gente non vestita so. Strana, sicuramente. Un grande classico. Ma io non ho visto un cazzo come comunque te. Comunque c'è sempre la stessa cosa che torna, no? C'è sempre l'outfit che ritorna. Certo. Cioè non c'è mai niente di... Di nuovo? Quello che si bacia in bocca, è sempre uguale. Beh sì, da 30 c'era anni c'era Achille uguale. Lauro, adesso c'è Rosa Chemical. Chemical. Poi è sempre così. Sì. E poi ci dici com'è andata. I Maneskin non ci sono che si baciano in bocca. No. Poi si sono sposati. No, si sono sposati tutti insieme. L'idea di marketing stupendo. Farò io adesso. Con chi ti sposi? Con Sciablo. Con Jacopo Pesce, il mio manager. Bella, questa ce la segniamo. Grazie. Grazie, Guerra. Ragazzi, è stato un piacere. Abbiamo finito. Posso portare il pesce rosso? Certo che sì. Poi come Luna Park nel sacchettino. Poi, che poi lo cambiamo. Faccio gli animalisti. Tanto non si vede. No, tanto che se ne frega. Grazie. Non è vero. Ti vogliamo bene a Spigola. Abbiamo finito. Ciao. Grazie. Spigola è un podcast prodotto da Collateral con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andrés Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.